E ben arrivati, in questa occasione presentiamo l'ultimo libro della dottoressa Stefania Panza, un libro intitolato Metamorfosi di un delitto, strage di erba, errori giudiziari e verità nascoste, spunti dal processo di Azzuz Marzouk. L'editore è il dottor Angelo De Marinis, la casa editrice si chiama Tra le righe. E allora a questo proposito, prima di presentare tutti gli illustri ospiti di questa giornata, introdurrei proprio partendo dal dottor De Marinis, al quale chiederei di fare un saluto introduttivo e chiederei di spendere due parole rispetto alle motivazioni che lo hanno spinto a voler pubblicare il libro di Stefania Panza. Buongiorno, dottor De Marinis, a lei la parola. Buongiorno a tutte e a tutti e grazie di essere intervenuti, anche grazie a chi ci ascolterà dopo. È stato facile pubblicarlo perché erano diverse le ragioni che mi spingevano a rinunciare. Ammetto che prima di leggere il libro di Stefania Panza, della vicenda di Erba avevo una conoscenza piuttosto superficiale, diciamo molto legata, come si dice, al mainstream, no? E sapevo soprattutto che sposare una tesi come quella del libro significava, diciamo, schierarsi contro non solo una sentenza passata in giudicato, ma anche, direi, un giudicato che aveva un po', un giudicato diffuso, un giudicato che aveva permeato un po' ormai l'opinione pubblica. E inoltre c'era anche una resistenza personale, proprio mia, che è quella di alimentare, Stefania lo sa, alimentare, come dire, una certa curiosità morbosa nei confronti dei fatti di cronaca nera, soprattutto quando questi sono particolarmente efferati, come nel caso della strage di Erba. Insomma, diciamo che contro il mio interesse di editore non volevo pubblicare qualcosa che aveva soltanto buone possibilità di vendere. Che cosa mi ha fatto cambiare idea? Sicuramente aver parlato a lungo con Stefania di tutta la vicenda che ha portato a questo libro, ma anche e soprattutto direi aver visto l'architettura argomentativa di questo testo, che tutto è tranne che un saggio scandalistico. E soprattutto direi che il pregio principale di questo libro, al di là della contingenza della strage di Erba, è quello di aver posto in questione il metodo di ricostruzione di una verità giudiziaria. Qua, ancora prima che di verità, si parla addirittura di verosimiglianza della ricostruzione giudiziaria. E quindi l'idea che per arrivare a quella che la formula dice, una verità al di là di ogni ragionevole dubbio, è proprio dal dubbio che bisogna partire. È un dubbio che forse spesso è un po', direi, escluso a priori dalle aule giudiziarie. E invece questo libro, sia nella parte di Stefania, parte principale, che nell'appendice di Luca Dauria, e definirei quasi di filosofia giudiziaria, mi sembra che questa parte venga coltivata molto bene, cioè l'importanza di questo dubbio che ho definito construens, cioè coltivato con meticolosità, con rigore, con intelligenza, no? E quello che mi pare è che questo libro ci riesca molto bene. Tutto qui. Grazie a tutti. Da un fatto, da quello che è accaduto l'11 dicembre del 2006 nella corte di Via Diaz ad Erba. E allora, partendo da questo fatto, inizierei con introdurre Stefania Panza, che è una giornalista, un'analista forense, per me personalmente posso anche dire un'amica, che nella sua carriera ha seguito da vicino moltissime vicende, sia di cronaca nera sia di cronaca giudiziaria. Ma soprattutto da più di un decennio si occupa di questo caso e ha all'attivo già un'altra pubblicazione che riguarda proprio la strage di Erba, dal titolo Una strage imperfetta, Erba, analisi di un delitto. Allora, Stefania, io ti chiederei, dopo l'introduzione dell'editore, di raccontarci che cosa ha significato per te la stesura di questo libro in prima persona, le motivazioni per cui è arrivato a distanza di tanto tempo dalla prima pubblicazione. E soprattutto metodologicamente come è stato impostato, perché io so che tu hai studiato tutti gli atti giudiziari, ti sei rivolta a numerosi esperti e soprattutto ti potrai definire forse una delle più grandi conoscitrici di questo caso, anche perché,
Hai avuto rapporti personali anche con i vari legali? Qui abbiamo l'avvocato D'Auria che dopo sentiremo in merito. Hanno assistito durante il corso di questa lunghissima vicenda proprio Rosa e Olindo. E allora raccontaci qualcosa rispetto alla nascita di questo libro e se ti riesce, diciamo, brevemente anche di individuare quelli che sono i punti centrali di questa nuova pubblicazione. Sì, buongiorno a tutti e grazie per essere qui. Dunque, questo libro come nasce? Diversi ordini di motivi. Anzitutto il non aver mai abbandonato sia emotivamente sia dal punto di vista dello studio la storia della strage di Erba. Perché è uno di quei casi, perlomeno personalmente, che ti entra più nell'anima, nel senso che ci ho, da che me ne sono occupata, sempre visto dentro una grande ingiustizia. E quindi così, essere un po' idealista mi porta a voler continuare a cercare qualche cosa o di fare qualche cosa che possa in qualche modo aiutare e sostenere quello che non va, diciamo così. Questo libro nasce a distanza di tanti anni dal primo in occasione diciamo della seconda parte di questa strage, cioè il processo ad Azzuz Marzouk. Da cui nasce questo libro, è stata un po' l'occasione per poter riprendere in mano e ricostruire sotto un altro profilo tutta quella che era la strage di Erba, cioè di quello che accadde quell'11 dicembre 2006 in via Diaz. Il metodo è stato abbastanza semplice, nel senso che partendo, diciamo, dai nuovi fatti, quindi da questa richiesta alla Corte Generale d'Appello di finalizzata la revisione da parte di Azzuz Marzouk, che gli è costata appunto una denuncia, un rinvio a giudizio per calunnia, per aver detto che Rosa Olindo avevano falsamente confessato e quindi si erano autoaccusati di delitti che non avevano mai commesso, è stata un po' l'analisi di tutte quelle che sono le cosiddette confessioni. Questa è la parte centrale del libro. Quindi, siccome erano in gioco, diciamo, e sul tavolo della giustizia le confessioni, l'analisi è partita proprio da quello. Poi si sono toccate nel libro, diciamo, altri punti, quindi le altre tre prove che costituiscono, diciamo, la colpevolezza. Quindi il DNA ritrovato sulla macchina dell'allora imputato, cioè Dolindo Romano, e la testimonianza di Mario Frigerio, che riconobbe, lo ricordiamo, in Olindo il suo assassino e l'assassino anche della moglie e delle altre tre persone che furono vittime di questa strage. Il metodo è stato una via di mezzo, nel senso ho voluto da una parte cercare di essere narrativamente fluida, quindi raccontare una storia di modo che la maggior parte delle persone potesse avvicinarsi con facilità, ma dall'altra parte dovevo sostenere ovviamente questa narrazione con tutta una serie di fatti e di atti, per cui in primis ci sono gli atti che costituiscono il fascicolo processuale, che, come dire, parlano un pochino da soli. E dall'altra parte ho voluto inserire tutta una serie di esperti, e due fra i più grandi li abbiamo qua, che sono il professor Giuseppe Sartori e la professoressa Giuliana Mazzoni, che sono entrati, diciamo, negli ultimi 2 anni a cercare anche a loro volta di analizzare questa vicenda, e quindi con due interviste ho cercato di fare in modo che potessero dire quello che c'era da dire di nuovo rispetto, per esempio, all'ultima decisione, diciamo, giudiziaria, quindi il 2011, che è stata la Cassazione. Quindi una nuova ricostruzione, una nuova narrazione sulla base di nuove indagini, nuove letture degli atti, nuovi protagonisti intervenuti in questa vicenda, appunto quelli che ho appena nominato. E Luca D'Auria, che è, essendo l'avvocato di Azzuz Marzouk, che è appunto sotto processo, a sua volta insieme abbiamo cercato di rivedere tutta una serie di cose che non funzionavano. Tu apri il libro però con una lettera. Hai scritto una lettera in carcere a Olindo e Rosa, o meglio, l'hai scritta ad Olindo, perché anche questo diventa un dato interessante. Rosa Bazzi non poteva rispondere a quella lettera, e poi sia il professor Sartori sia
sia la professoressa Mazzoni ci spiegheranno il perché, ma chi ha seguito il caso della strage di Erba sa bene quali erano e quali sono tuttora i limiti oggettivi di Rosa Bazzi. Allora ti chiedo, cosa hai chiesto ad Olindo e soprattutto cosa ti... Sì, dunque, Olindo e Rosa, la premessa era che avrebbero dovuto essere ascoltati appunto come parte lesa nel processo a Zuz Marzouk, ma il giudice di Milano, dove si sta celebrando il processo, ha deciso di non ascoltarli. Allora io ho pensato di scrivergli e di formulargli tutta una serie di domande di quello che gli avrei chiesto, che avrebbero potuto dire, sempre in merito appunto alle confessioni, perché il tema centrale rimane quello, quindi le confessioni vero o false. Ho scritto a entrambi, ma mi ha risposto solo Lindo, perché appunto Rosa non sa né leggere né scrivere, in genere viene supportata un'educatrice in carcere e forse non era neanche in grado di comporre questo passaggio per iscritto, ci sarebbe voluto molto più tempo proprio per il suo assetto psichico, cognitivo. E la cosa che mi ha, diciamo, colpito in questa lettera è stata che esattamente come nelle famose ritrattazioni del 2007, Olindo ridice le stesse cose, cioè a distanza di così tanto tempo non modifica il suo racconto. Quindi vuol dire che quella, come dire, è una buona memoria che ha dell'evento, potrei dire vera, perché sono passati appunto, lui ritrattò nel 2008 dicendo che era stato condizionato, era stato portato a confessare, che carabinieri, magistrati, l'avvocato stesso lo indussero a confessare perché poteva essere da lui definito il minore dei mali, di modo che Rosa potesse andare a casa subito e lui in un breve tempo avrebbe potuto raggiungerla. E quindi di fronte, come dire, a tante autorità, a tante persone competenti che gli consigliavano di percorrere quella strada, quindi quella della confessione, lui mi dice: io che cosa dovevo fare quando tutte queste persone ti dicono che è la cosa migliore da fare per poter salvarti e soprattutto per poter continuare a vedere Rosa? Facendo ancora un piccolo passo indietro, mi prego intanto di introdurre il professor Giuseppe Sartori, che è professore ordinario di neuroscienze forensi e neuropsicologia forense all'Università di Padova e ha all'attivo più di 300 pubblicazioni scientifiche di altissimo livello. Allora, anche il professor Sartori ci ha dato degli input e li troviamo, direi, nella parte iniziale proprio del tuo testo, Stefania. Ma soprattutto si ricollega ad un qualcosa che trova la sua nascita parecchio tempo addietro. Stiamo parlando dell'Innocence Project, Innocence, perdonatemi il mio inglese che è abbastanza maccheronico, un progetto che nasce nel 1992 proprio per intanto per aiutare le cosiddette vittime di errori giudiziari, ma soprattutto per ricollegarci un po' a quella che è l'importanza del metodo scientifico per individuare quelli che sono i fattori ricorrenti negli errori giudiziari. E il professor Sartori esordisce nel tuo libro parlando proprio di questo. Ora, tra i fattori ricorrenti, io ne citerei alcuni. Il primo consiste nell'applicazione scorretta delle scienze forensi. E per certi versi poi chi leggerà il libro troverà quanto anche parte di questo c'è nel tuo testo. Una cattiva condotta della pubblica accusa, e su questo direi che possiamo non concentrarci in questo momento, ma soprattutto il tema delle false confessioni. Allora, il professor Sartori dice una cosa molto puntuale nel tuo libro, cioè l'uomo medio pensa che una persona possa confessare solo se colpevole. E invece, professor Sartori, la scienza che cosa ci dice al riguardo? Ma in realtà sulle false confessioni la scienza ci dice cose molto importanti che vengono ricostruite esattamente dall'analisi dei casi che lei dice, perché i casi delle persone erroneamente condannate e poi assolte in base al test del DNA sono una specie di esperimento reale scientifico in cui è possibile ricostruire quali sono le cause
interpretative che hanno dato origine all'errore giudiziario. E oltre alle false confessioni c'è anche e soprattutto il riconoscimento di volti, che è un tema molto importante in questa vicenda. Io ho avuto a questo riguardo l'occasione di leggere le carte che la Stefania Panza mi ha così richiamato, relative alla testimonianza del signor Frigerio, e ho scoperto che ci sono delle interessantissimi dati disponibili che non sono entrati nel processo. Ad esempio, questo testimone chiave, che ha avuto un peso molto importante nella condanna, aveva delle lesioni al cervello che erano conseguenti all'intossicazione da monossido di carbonio. Era stato esposto ai fumi dell'incendio che era stato appiccato per lungo tempo. E quindi di conseguenza manca completamente l'analisi scientifica dell'incisività che queste condizioni possono aver avuto sulla sua capacità di ricordare esattamente ciò che è successo. E quindi sono spazi di applicazione scientifica, diciamo, non hanno trovato limitazioni nel processo. Alla testimonianza proprio del signor Frigerio, già nel 2010 un'altra persona, un altro professore, il professor Strada, aveva evidenziato come effettivamente il riconoscimento proprio di Olindo Romano fosse arrivato a seguito di una serie, chiamiamole così, di suggestioni. Ma lei, professore, dice che il riconoscimento di una faccia nuova è un processo automatico e insopprimibile. Allora, a suo avviso, unitamente a quello che ci ha appena raccontato, quindi in ordine all'incidenza di questa intossicazione da monossido di carbonio, perché ricordiamo che comunque lì è stato appiccato il fuoco all'interno dell'abitazione, quindi chiaramente questo favoriva un aspetto di questo genere, ma soprattutto il signor Frigerio era stato attinto da un colpo alla gola, quindi comunque era reduce da un evento che potremmo con sicurezza definire traumatico. Quanto può aver influito l'elemento della suggestione? Perché nella perizia del professor Strada, redatta nel 2010, diciamo, abbiamo una trascrizione abbastanza fedele delle modalità con cui è stato sentito il signor Frigerio. Ma il professor Strada nel 2010 aveva, diciamo così, focalizzato molto bene uno degli aspetti della vicenda della testimonianza di Frigerio. Un altro aspetto molto importante perché Frigerio, in prima battuta, dice che è stato aggredito da una persona lui sconosciuta, non di qui, con la camagione olivastra. Ebbene, praticamente la sua descrizione non aveva nulla a che fare con una faccia familiare. Ora, dal punto di vista strettamente scientifico, io posso avere la sensazione di avere già visto questa faccia e non ricordarmi come si chiama, ma non posso, in modo più assoluto, ricordarmi a distanza di tempo che quella faccia che prima avevo visto era in realtà familiare, perché l'operazione mentale della familiarità è automatica e insopprimibile. Ecco. Professoressa Giuliana Mazzoni, che ho il piacere di conoscere anche se solo virtualmente in questa sede. La professoressa Mazzoni è professore ordinario di psicologia generale all'Università della Sapienza, psicologa cognitiva, ma soprattutto una delle massime esperte al mondo sul tema della memoria, e ha seguito da vicino, ha studiato molto, molto attentamente il caso di Erba. E professoressa, all'interno del libro di Stefania, lei, relativamente a quella che è la confessione di Rosa e Olindo, parlando di Olindo, lo descrive come una persona che tentava, o che comunque non sappiamo per quali motivazioni, cercava di accusarsi di qualcosa che sicuramente non aveva fatto, mentre rispetto a Rosa la descrive come una donna che si addossava colpe non sue per poter scagionare il marito. E sempre in questo contesto lei fa una distinzione tra quello che
è una falsa memoria, quindi un processo di cui non siamo coscienti, e una falsa confessione. Ci vuole introdurre a questi temi? Ci vuole raccontare qualcosa in più? Bene, intanto buongiorno a tutti. Volentieri. Allora, partirei dicendo che la memoria umana non è necessariamente sempre bella, chiara e attendibile. Non soltanto noi dimentichiamo, ma in realtà poi quando ricordiamo le cose, a volte in modo molto diverso rispetto a come sono accadute. E questo fa parte di una sorta di processo fisiologico della memoria, nel senso che quando ricordiamo, in gran parte questo ricordo è una ricostruzione che avviene in base, in cui utilizziamo tante informazioni, quindi non soltanto l'avere accesso alle cose che effettivamente sono in memoria rispetto a quello che effettivamente è accaduto, ma anche ci infiliamo altre cose. Di qui appunto il ruolo, per esempio, della suggestione. Quando noi abbiamo delle domande ripetute, quando abbiamo delle domande insistenti e così via, quando qualcuno ci suggerisce dei contenuti, a volte capita che noi poi nel rispondere, nel ricordare un avvenimento, includiamo questi contenuti che ci sono stati suggeriti. Ma li includiamo senza avere consapevolezza del fatto che li stiamo includendo, nel senso che quando poi ricordiamo abbiamo questa sensazione di un ricordo come se fosse un ricordo vero e quindi ce lo ricordiamo con la solita fluidità, con la solita perizia con cui ricordiamo le cose che effettivamente ci sono accadute e anche con la stessa confidenza. Quello che succede invece con le confessioni false, quindi con la possibilità che una persona confessi qualcosa che non è accaduto, una confessione falsa necessariamente richiede una costruzione che è una costruzione consapevole. E quindi ci deve essere una sorta di preparazione per la confessione falsa, perché c'è questo scostamento dalla realtà e questo scostamento dalla realtà nella confessione falsa è voluta. E quindi c'è una preparazione, c'è una costruzione, una pianificazione oltretutto anche il dire la menzogna è qualcosa che richiede una buona capacità intellettuale, perché uno deve tenere conto di quello che l'altro sa, tenere conto della plausibilità della realtà, deve tenere conto di quello che deve raccontare, deve ricordarsi i vari elementi, voglio dire, ci sono tante, tante componenti. E quindi è possibile in un qualche modo dall'analisi della modalità dello svolgimento di una confessione cercare di capire in che misura questa confessione risponde a qualcosa che effettivamente una persona ha vissuto o un crimine che effettivamente ha commesso e invece un qualcosa che ha imparato a dire. Ecco. Nella strage di Erba noi vediamo che ci sono delle distonie molto importanti tra un aspetto in particolare che ha a che fare con la pianificazione, cioè una pianificazione richiede necessariamente una buona o comunque sufficiente competenza cognitiva. Questo emerge dalle tue parole, professoressa. E allora dobbiamo farci tutti quanti questa domanda. Le competenze cognitive di Rosa Bassi, in ordine a quello che è stato possibile valutare sino ad oggi, sono sufficienti per una pianificazione attenta, quale è stata quella della strage come azione posta in essere e soprattutto quanto è emerso, diciamo, dalla narrazione nella confessione? Allora, io distinguerei le due cose. Da una parte la pianificazione, voglio dire, le competenze cognitive per pianificare la strage, ok? Una strage può essere compiuta in un momento in cui uno perde completamente il controllo, ma mi pare che una strage come quella di Erba richieda in realtà un progetto in un qualche modo che io non trovo assolutamente possibile in una persona come Rosa Bazzi. E quindi dal punto di vista appunto di Rosa, io questo mi sentirei in un qualche modo di escluderlo. Dal punto di vista invece della falsa confessione, quello che fa Rosa, almeno dalla lettura delle carte che ho fatto io, quello che fa Rosa Bazzi è quello di adeguarsi, va bene? E quindi di cercare di seguire,
per quanto può, il meglio che può, le indicazioni che ha ricevuto, e che ha ricevuto, secondo me, via via da alcuni personaggi, in un qualche modo anche Olindo, che l'ha convinta a confessare. E poi questa confessione eclatante e disperata, in cui a un certo punto si è quasi immedesimata in un certo personaggio, e quindi per certi aspetti risulta peculiarmente semiconvincente. E quindi appunto io non ritengo quelle di Rosa siano delle confessioni vere, ma che siano appunto un tentativo di adeguamento ad una situazione in cui si è trovata. Voglio dire, pensiamo un attimo appunto a delle persone che probabilmente, dal mio punto di vista, ma insomma, non hanno commesso il fatto che si trovano ad affrontare una situazione del genere senza avere per l'appunto le competenze cognitive adeguate, ma mi troverei in difficoltà io, va bene, ma senza avere le competenze cognitive adeguate per capire come muoversi in una situazione del genere. Ecco, io posso capire anche Rosa Bazzi, le sue decisioni e il suo comportamento. A questo punto vorrei chiedere all'avvocato D'Auria, che ha curato una bellissima appendice di questo libro, in che cosa consiste questa appendice? Perché si parla di algoritmo della giustizia. Allora, che cos'è, secondo l'avvocato D'Auria, l'algoritmo della giustizia? E soprattutto, se ci può anticipare, avvocato, qualcosa relativamente alla sua difesa di Aziz Marzouk, e quindi quali sono gli elementi centrali, secondo lei, di questa nuova proposta di revisione del caso della strage di Erba? Sì, grazie, grazie dell'opportunità che Stefania mi ha dato di partecipare a questo suo libro. Io raccolgo quello che è stato detto prima per spiegare perché parlare di un algoritmo all'interno di un libro che vuol raccontare un fatto criminoso. Io ho sentito chi è intervenuto parlare di capacità del ricordo di lesioni cerebrali dovute al monossido di carbonio assunto sul luogo del delitto. Interessantissimo il concetto di adeguarsi in una confessione a quella che era la narrazione probabilmente attesa. Tutto questo, a mio avviso, si racchiude in una definizione che potrebbe diventare addirittura il sottotitolo a un quadro della strage di Erba, cioè l'importanza dell'autorevolezza dell'interlocutore. Perché io ancora pochi giorni fa, parlando con una persona che diciamo sa di quella strage, sa nel senso che è un interlocutore autorevole rispetto a come sono andati i fatti, mi ha detto in buona sostanza, aperte le virgolette, ma chi è Azzuz per dubitare? Cioè, quale autorevolezza ha Azzuz per dubitare di ciò che la giustizia ha fatto, no? E questo tutto sommato è anche il leitmotiv sul quale si è mosso il pubblico ministero in questo processo di cui Stefania accennava, e che è stata un po' l'occasione per lei di ritornare con un libro sulla vicenda di Erba. L'autorevolezza, l'adeguamento, tutti questi sono elementi che noi dobbiamo renderci conto nei confronti dei quali la giustizia non si può difendere. Cioè, la giustizia, come è oggi, di fronte a questi elementi non ha degli elementi e delle strutture per difendersi, probabilmente perché vive di autorevolezza. La giustizia, vivendo di autorevolezza, che va dall'autorevolezza sopra tutti, come
quella del giudice, poi l'autorevolezza dell'investigatore, poi l'autorevolezza molto più in basso dell'avvocato difensore, dell'avvocato della vittima, però vive di autorevolezze. Queste autorevolezze partecipano alla tessitura di quello che è il risultato finale. Bisogna oggi chiedersi se queste autorevolezze, come è stato fino adesso, sono tali e sufficienti per approdare a un giudizio giusto. A me sembra che quello che emerge dalla strage di Erba è che, anche se c'è l'autorevolezza, è la prima delle autorevolezze oggi esistente, è il fatto che una sentenza passata in giudicato, lascia dubbi. E allora è vera quella frase: chi siamo noi al pari di Azzuz per dubitare, oppure è possibile farlo? E qui secondo me ci sono due aspetti da sottolineare e poi concludo. Uno, che ritorna all'autorevolezza autoreferenziale. Dopo il passaggio in giudicato di una sentenza, di fatto non si può più dubitare. Neanche la persona offesa può permettersi di dubitarlo. Forse lo può fare nella sua privata camera da letto prima di dormire, far vincere il sonno dal dubbio, ma non lo può fare di fronte all'autorità giudiziaria, a meno che non entri nel circuito della revisione, che però di fatto non è un dubitare, è un sostituire una narrazione con una narrazione completamente nuova. E l'altra è il primo sentire che io ho avuto quando sono intervenuto in questa vicenda dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Sono stato contattato da Azzuz, quindi quando il massimo dell'autorevolezza si era già certificato e cementato, e io la prima impressione che ho avuto, e che purtroppo è anch'essa incompatibile col ragionare molto empirico della giustizia, è: qui secondo me questa vicenda certamente è una vicenda che non convince, che quindi bisogna seguire i possibili percorsi di una revisione, di una rivisitazione di tutto questo. Ma prima di tutto deve consentire una visione nuova, è quasi una visione artistica, perché se non si parte da qui si ricade nell'autorevolezza. E allora che cos'è l'algoritmo? È una cosa a cui io credo, che nel caso di specie ho reso nella maniera il più divulgativo possibile, e già così è praticamente illeggibile, come ci siamo detti parlando della mia appendice, però che cos'è? È quel qualcosa che è a disposizione dell'umanità, è a disposizione di altri fare altrettanto importanti come il fare giustizia. Io penso salire su un aereo per andare da Milano a New York o sottoporsi a un'operazione medica. Oggi tutto questo, senza il supporto della tecnologia al fare dell'uomo, è impensabile. Oggi nessuno salirebbe su un aereo per fare un'ora di volo da Milano a Roma se immaginasse che il pilota lavora solamente con la sua cognizione, no? Ecco, diciamo così, la provocazione culturale e artistica che mi ha consentito di entrare nella stesura del libro di Stefania Panza è stata quella di dire: ma siamo poi certi che oggi il giudice può lavorare da solo? Perché il medico non lavora più da solo ma lavora con robot, eppure il medico c'è sempre, e il giudice invece deve sempre lavorare solo ed esclusivamente col concetto di autorevolezza declinato nelle sue varie modalità processuali e anche personali rispetto ai soggetti che intervengono nel processo? Il rischio è questo, quello di cui avete parlato voi fino adesso. Se
Stefania, io vorrei lasciare a te la parte conclusiva, ma soprattutto ti chiederei, o meglio ti inviterei a dire in poche parole le tue, quelle che sicuramente sono più efficaci. Al termine di questo racconto che è arrivato dall'avvocato Dauria, dal professor Sartori, dal contributo della professoressa Mazzoni, perché le persone dovrebbero leggere questo libro? Che cosa possono trovare all'interno di questo tuo nuovo libro? Bah, se dovessi dirlo con parole molto semplici, direi che avrebbero la possibilità di leggere appunto un'altra favola, un'altra narrazione, un'altra storia rispetto a quella che c'è stata, come dire, propinata, passatemi il termine, per tanti anni. Non so, io anche inizialmente, quando ero una ragazzina, avevo 22 anni, ho iniziato a fare la giornalista, ho avuto per fortuna dei capi della vecchissima scuola che ti facevano camminare tanto, fare tante telefonate, fare tante verifiche, mi hanno sempre detto devi sempre ascoltare almeno due parti. Cioè arrestano qualcuno, oltre ad andare sul posto, andare a vedere, senti vicini, va bene, fatti passare, come dire, la versione del carabiniere piuttosto che la conferenza stampa, ma poi senti anche l'avvocato, senti il parente, senti... E io ho imparato proprio a costruirmi in questo modo, quindi a cercare sempre qualche cosa che non fosse, come dire, la verità offerta, pronta e confezionata da chiunque. E in questa storia c'è proprio questo, c'è una costruzione alternativa, ma non solo mia, voglio dire, grazie agli atti, grazie appunto a persone come il professor Sartori, la professoressa Mazzoni, Luca stesso, che ti portano a guardare questa vicenda con un altro occhio, con un occhio nuovo. Dipende sempre da che punto la si guarda, no? Se tu mi guardi di fronte o mi guardi dalle spalle vedi due cose diverse, allora bisogna avere tanti punti di vista per cercare di comporre un qualche cosa che si avvicini il più possibile alla realtà, perché teniamo conto che parliamo di fatti accaduti tantissimi anni fa, ma se fossero anche accaduti l'altro ieri, voglio dire, o ero presente in quel momento o altrimenti posso solo ricostruire. E come faccio a ricostruire nella migliore maniera possibile? Ascoltando la maggior parte delle persone che in qualche modo sono state coinvolte in quel fatto, con tutte le fallacie della memoria di cui ci ha spiegato la professoressa Mazzoni, quindi comunque delle ricostruzioni, diciamo, ma il più possibile aderenti a quello che possa essere successo. Ecco, è questa l'idea di questo libro.